direttore del Western Sicilia, Giuseppe Pierro. Allora, direttore, è una grande emozione, immagino, e anche un'esperienza molto prestigiosa quello di avere Pierre Didac in Sicilia. Assolutamente sì, è un'occasione unica. Dopo la manifestazione a Firenze, che coinvolge tutta Italia, avere in Sicilia la manifestazione è sicuramente un fatto importante. Devo dire che la risposta delle scuole è la testimonianza del fatto che era necessario. Ecco, lei è da pochissimi mesi in Sicilia, immagino che anche questo possa essere una grande responsabilità in un territorio come quello della Sicilia, con tanti problemi. Certo, i problemi non mancano, devo dire la verità, non mancano in Sicilia come non mancano nel resto dell'Italia, perché non c'è qualcosa che vada meglio o peggio. Ci sono problemi legati ad un territorio così vasto, da numeri così importanti, circa 800 presidi, corpo docenti, studenti, famiglie, quindi insomma una platea importante. Quindi questo chiaramente comporta la gestione di un'attività complessa, però anche in questo caso le soluzioni importanti è cercarle e trovarle. Prossimi appuntamenti anche per l'USR Sicilia, ecco, lei immagino che avrà un piano anche di azione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche dedicati alla formazione degli insegnanti. Allora, certamente qua Didacta è un'occasione importante di formazione, ci sono 230 seminari, attività di formazione di ogni tipo, anche noi come USR abbiamo dei seminari organizzati dall'ufficio. Questo si ricollega ad un piano di formazione che uscirà a breve per tutti, sia per dirigenti scolastici, per insegnanti, per personale ATA, quindi anche tecnici amministrativi avranno la loro attività di formazione, durerà tutto l'anno e anche lì un programma particolarmente variegato che pubblicheremo presto sul nostro sito. Direttore, l'ultima domanda anche sulla questione riguardante supplenze e algoritmo. Ecco, non sono mancati problemi in tutta Italia, ecco, velocemente, se possibile, anche la situazione in Sicilia, se ha riscontrato problemi e se sono in via di definizione. Allora, in Sicilia ho riscontrato le stesse problematiche che ci sono state nel resto dell'Italia, che peraltro sono state anche affrontate al centro in confronto con le organizzazioni sindacali, ed è stato anche verbalizzato un'attività di miglioramento anche della piattaforma per il prossimo anno. Quindi in Sicilia ho riscontrato più o meno la stessa tipologia di problemi ai quali abbiamo cercato di dare risposta, dando quindi deroghe per quanto riguarda il personale di sostegno, docenti di sostegno, personale ATA, quindi abbiamo cercato di portare più persone al lavoro possibile anche per risolvere le problematiche che ci sono state nei calcoli, diciamo, compiuti dall'algoritmo, però c'è anche da dire che l'algoritmo è un sistema che poi dopo in qualche modo dà dei risultati, ma noi come ufficio li verifichiamo, li controlliamo e cerchiamo di dare una risposta a tutti. Ovviamente la Sicilia è un territorio vasto, quindi diciamo le persone da accontentare, comunque le persone che chiedono ciò che gli spetta sono tante, quindi cerchiamo di dare una risposta a tutti, consapevoli di questa difficoltà.